Scegliere un risparmio bancario o assicurativo? Sono Diego Falcinelli, team manager di Generalitalia e oggi vi aiuterò a rispondere a questa domanda. Siamo un popolo di risparmiatori e con la motivazione principale del non si sa mai, accantoniamo denaro per eventuali spese future. Proteggiamo e consolidiamo il frutto del nostro lavoro e creiamo la nostra pensione integrativa. Gli strumenti messi a disposizione da banche e assicurazione sono i PAC, ossia piani di accumulo capitale, o comunemente chiamati piani di risparmio. Nati per farci creare un salvadanaio con un rendimento a protezione dei risparmi e dall'inflazione. Nel corso del tempo si sono evoluti offrendo diverse soluzioni destinate a programmare un investimento di medio e lungo termine. Ad esempio, un piano di risparmio ibrido ti permetterà di entrare non direttamente in titoli azionari, ma gradualmente in fondi o generalmente in OICR, ossia degli organismi investimento collettivo del risparmio, sfruttando le opportunità di mercato, affiancati però dalla stabilità delle gestioni separate. Il piano, avendo durate medio-lunghe, ti eviterà il rischio di fare un investimento con un timing sbagliato. I PAC, infatti, sono distribuiti nel tempo in quasi tutte le condizioni di mercato, sia in quelle vantaggiose che quelle svantaggiose, mantenendo così una media di rendimento costante. Una volta deciso l'orizzonte temporale e dopo aver fatto un calcolo delle spese fisse che hai, devi stabilire una cifra a disposizione da destinare costantemente ogni mese o anno. Potrai anche aumentarla o diminuirla in seguito e in alcuni casi potrai anche sospenderla per un periodo di tempo. I vantaggi di scegliere un PAC assicurativo rispetto ad uno bancario sono molteplici, come l'esenzione dell'imposta di bollo, i vantaggi successori in caso di premorienza e l'impignorabilità e insequestrabilità dei soldi risparmiati. Inoltre, i PAC assicurativi, come ad esempio Immagina Futuro per Generali, oltre a contare sul rendimento dovuto ad una gestione ibrida, prevedono a scadenza del piano la possibilità di convertire il capitale in rendita vitalizia, proprio come una vera pensione. Comprendi anche, senza costi aggiuntivi, la sicurezza di poter contare su di una gamma di prestazioni e servizi, come consulenze mediche specialistiche, assistenza a domicilio e riabilitazione post-evento, che aiutano a prendersi cura della propria salute, specie in caso di un evento imprevisto, e ti danneggerebbe anche da un punto di vista economico, influendo sulla regolarità dei versamenti. Spero di aver risposto alla vostra domanda e sarò felice di rispondervi alle altre, sia nei commenti qui sotto che nei messaggi in direct. Ciao e alla prossima!